siamo alla vigilia della gara con il Parma, che settimana è stata, che partita sarà? È stata una vigilia un po' più corta rispetto alle altre cose, perché avevo dato un giorno in più di riposo, però l'abbiamo recuperato nelle mattinate. Stiamo cominciando a essere tutti disponibili, ma quindi la rosa si sta, diciamo, equiparando, e quindi ho più possibilità, anche se quelli che si sono aggregati strada facendo sono un po' indietro, però Siega comincia a fare due allenamenti, Volta comincia a fare una settimana, e Rovere ha fatto un mezzo allenamento l'altro giorno, un mezzo allenamento ieri, quindi cominciano a compararsi. È chiaro che questo mi dà opportunità per cercare di trovare ancora più soluzioni contro una squadra che è candidata a vincere il campionato. Tecnicamente, secondo me, è una delle più forti del campionato, è una squadra giovane. Pecchia ha già vinto il campionato l'anno scorso, quindi vorrà cercare di ripetersi quest'anno. Giovani veramente importanti e molto organizzata, e quindi sarà una partita veramente difficile. Però noi sappiamo delle nostre forze, sappiamo dei nostri punti deboli, e andremo a affrontare il Parma come abbiamo fatto le altre partite, senza avere paura, però sapendo di avere di fronte una squadra importante. Mister, buongiorno. Ripilogando, tu hai detto che ha recuperato... No, tu va bene. Tanti, e quindi rimarrebbe fuori soltanto Sprocati. No, Sprocati è già iniziato. No, Sprocati è iniziato con no. Rimarre fuori adesso in questo momento c'è Sprocati, Marconi e Bariso. Questi tre che non fa, quando non fanno parte del mio allenamento, dico questi che sono tre fuori. Guarda che vince non si cambia. Lo sapete che io non sono uno così, che guardo il lavoro della settimana, guardo chi è in più forma di quell'altro, basta un piccolo particolare per cambiare. Noi non possiamo permetterci di sbagliare gli atteggiamenti, quindi, e non li sbagliano. Quindi l'allenatore deve scegliere partita per partita gli 11 che in quel momento sono più in forma degli altri. Quindi vedete che c'è sempre qualcosa di nuovo. E quindi io vado avanti così, perché credo che sia quello che io dico durante la settimana, che l'allenamento è importante, che uno non può sbagliare, è importante. Quindi se facessi questo non sarei coerente con le parole e non darei quell'impronta che ho dato da quando sono iniziato. Quindi se piano piano ci sono dei giocatori che adesso hanno giocato poco, mi viene in mente Capone, se da un momento a quell'altro è più in forma di Odogu, gioca Capone. Però da qualche certezza bisogna partire, no? Lei ha sicuramente c'è. No, non è che ne cambio 11, 11 non li cambio. No, i due dietro e davanti alla difesa comunque rimarranno, quindi è possibile prevedere Berardinelli di Corussi oppure? Berardinelli ha fatto un passo in avanti, ha fatto tutta una settimana, è un giocatore che ha una fisicità importante per noi, attacca la profondità, quindi è un giocatore per noi importantissimo. È giovane, quindi può tenere ritmi anche alti per più tempo rispetto a un altro, è un candidato a giocare titolare. Grazie. È un candidato. Grazie. Ciao. Fino ad oggi, così come si è strutturata la classifica, non si è mai fatto punti con quelle della parte sinistra, ma si è fatto punti con quelle della parte destra. È una prova di maturità anche in questo senso, al di là del fatto che Parma forse tra le prime due squadre più forti. Sì, per la classifica il tuo discorso vale, però mi viene da dire che per i valori c'erano altre squadre che dovevano essere dalla parte sinistra. Sì, a noi non ci cambia niente, ti devo incontrare l'ultima come domenica al Perugia, incontrare il Parma che è quarto, mi sembra, il nostro atteggiamento non deve cambiare, la nostra forza deve essere sapere di essere una squadra che deve essere molto compatta, molto umile, deve fare qualcosa in più per cercare di portare a casa i risultati. Non avendo paura, noi siamo andati a Perugia sapendo delle nostre forze, noi domani lo facciamo col Parma, però sapendo che se tutti non siamo al 100% possiamo perdere, e quindi sappiamo, proprio per quello che io ogni tanto vado alla ricerca di qualcheduno che può essere in più rispetto a un altro, però non ci cambia giocare con la prima o con l'ultima, assolutamente. Se notassi questo vuol dire che ho sbagliato io la settimana completamente, ma questo non avviene, cioè, fino adesso non è avvenuto. Poi anche quando noi perderemo non deve cambiarci niente, il nostro atteggiamento deve essere quello, perderemo delle partite perché aspettate, non è che arriveremo fino in fondo a perdere le partite, ma il nostro atteggiamento non deve cambiare. Se abbiamo già perso,
Alex, Robert quindi è convocabile? Se oggi fa la, quasi tutta la seduta, penso che sia convocabile, cioè, però in questi giorni ha fatto, diciamo, a spezzoni, cioè è entrato, uscito, proprio per non dargli un carico eccessivo sul piede. Però le risposte sono buone. Chiaro che da due settimane che non si allena, cioè proprio non riusciva a mettersi la scarpa. Però il giocatore, che vederlo correre, mi sembra che non abbia perso la condizione. C'è un giocatore che la tiene abbastanza lunga. È un giocatore che anche averlo in panchina sarebbe importante, perché è un giocatore che attacca la profondità, tiene la palla, va al tiro. Insomma, in queste, nelle prime partite che ha giocato, è un giocatore che tutti dicevano se mancherà lui, e noi dobbiamo fare anche senza chi manca, cioè senza tanto piangersi addosso. Chiaro che averlo per me è un'arma importante. E poi il Parma è l'avversario più forte fino adesso, è una griglia così dove lo... Guardate, io ho detto che il Parma è una delle prime tre squadre, io metto, non so, Genova, Cagliari, Parma, ma lo stesso Pisa secondo me era una forte come questa. E quindi, ma anche lo stesso Como, cioè secondo me l'attacco più forte ce l'ha il Como in categoria, poi non so dalle altre parti, però noi, ho detto, io non guardo tanto l'avversario per iniziare il mio allenamento oppure infondere la settimana, preparare la settimana, se no noi avremo dei problemi con tutti. Noi abbiamo le nostre idee, la nostra fisionomia, la nostra identità, andiamo avanti. Poi sappiamo che dobbiamo limitare le forze del Parma, le forze del Pisa, le forze di tutti, però non abbiamo paura di giocare, assolutamente, abbiamo il nostro spirito, la nostra organizzazione, abbiamo del gran rispetto, noi rispettiamo tutti gli avversari con grande dignità, però non abbiamo paura. Alex, qual è la forza maggiore del Parma? Alla squadra più tecnica del campionato, secondo me ha delle qualità tecniche forse le più forti del campionato, a tutti i giocatori che sanno, no, dire di giocare a calcio sarebbe una parola un po' troppo, sanno muovere la palla in modo molto veloce, ecco, stoppano la palla orientati e la giocano molto veloce, tutti i giocatori della rosa, i 10 che iniziano, e poi secondo me hanno un giocatore che è fuori categoria, che è Vasquez, che è fuori categoria, quando gli arriva la palla sul piede, lui da un momento a quell'altro può creare qualcosa di veramente pericoloso, fuori categoria, cioè non c'entra niente con questa categoria Vasquez, e quindi noi dobbiamo stare attenti a questo, quindi abbiamo provato delle situazioni per cercare di limitare di che riceva a prendere la palla nei piedi, perché se gli arriva è un giocatore che quando dice c'è la palla nei piedi, ora succede qualcosa, e quindi bisogna essere bravi su questo. No, sei stato descritto sempre come un grande motivatore, no? Però secondo me le partite adesso, non so, Palermo, Perugia le ha vinte sul piano. No, guarda, ho fatto un'intervista l'altro giorno, non mi ricordo neanche a chi, sinceramente. A me di quello che dicono ormai 56 anni, sono contento di essere a Sudtirol con una felicità estrema. Quando parlo con i miei amici, non del calcio, fuori del calcio, mi sentono che non mi avevo mai sentito così tranquillo e felice. Quello che dicono, che sono difensivista, che sono solo un motivatore, che sono solo uno che urla, ormai, non, cioè, se vado dietro a questo qui andrei a allenare in promozione, così non mi dicono più niente e buonanotte. Invece vado avanti con, credo di qui di esprimermi con le mie capacità, che sono limitate, ma pazienza, però ho trovato un ambiente veramente bello, e credo che sul Tirol, ma non è merito mio, giochi a calcio anche di meglio di tante altre squadre, che poi non lo esaltino, perché c'è un allenatore che passa di uno solo che non è buono a far giocare le squadre, questo mi dispiace per le mie ragazze e per il sul Tirol, però gli ho detto di non andargli dietro al chiacchiericcio o a quello. Infatti, su Tutto Sport, sulla Gazzetta, c'erano due interviste con lei e ha detto che Mazzone è stato uno che l'ha ispirata, diciamo. Cosa potrebbe dire, cosa ha preso da Mazzone? Secondo me il calcio di Mazzone del 94 era il calcio attuale di questo. Poi ho detto che i rapporti con le persone sono diversi,
perché ora ti devi rapportare in un modo diverso con i giocatori, la società si è evoluta, quindi lui per esempio non, le cuffie non le avrebbe mai tollerate, comportamenti strani non le avrebbe mai tollerate, però il calcio suo era l'avanguardia, quindi io ho preso quello che lui poteva dare, però non l'ho copiato, ho cercato di prendere delle cose, ognuno è fatto a modo suo, chi vuol copiare non arriva secondo me a allenare. Credo che il calcio attuale sia sempre in evoluzione, non ti puoi sempre fossilizzare su una scorsa situazione. C'è stato un momento che andava al tiki-taka, c'è stato un momento che andava solo a prendere la palla dietro la linea della difesa. Devi miscelare qualche cosa, devi adattarti a quel materiale che c'hai. Io ho un materiale, ho detto che non lo cambio con nessuno. Ieri c'era un direttore sportivo che siamo amici, è venuto all'allenamento, è rimasto impressionato dall'allenamento, perché ha detto con intensità, applicazione, organizzazione, qualità del palleggio. Cioè, a me mi viene di dire, l'azione che abbiamo fatto noi, il gol di Mazzocchi, l'avessero fatto altre squadre, secondo me l'avrebbero descritta come un gol, bella organizzazione. Da noi sembrava un gol così. Se vado a vedere, era una palla rubata, lavorata, messa sull'esterno, c'è stata una sovrapposizione, attacco alla profondità, gol. Cioè, non nessuno guarda. Il gol di Carretta, anche lì, c'è una situazione importante. È chiaro che l'assist è di Carretta, ma c'è un'organizzazione. Chiaro che di Casiraghi, l'assist di Casiraghi è il gol di Carretta. C'è un'organizzazione. E allora ve la spiego, tanto io non ho segreti. Se il movimento Davi non l'avrebbe fatto, Davi parte da 20 metri indietro, va ad attaccare la profondità per cercare di mettere in difficoltà l'uomo che marcava Casiraghi. Io ho esaltato quello, non ho esaltato il passaggio di Casiraghi, ho esaltato Davi che va ad attaccare lo spazio in 20 metri. Cosa poi Carretta che attacca lo spazio. Precedentemente ho apprezzato che Bellardinelli abbia accorciato verso Dogu per tenere la palla, perché se noi ci fossilizziamo solo su una cosa, secondo me rimaniamo limitati. Io la prima volta quando sono arrivato il primo giorno ho fatto i complimenti a Davi e tutti si sono meravigliati e poi gliel'ho fatto vedere. Se Davi non faceva quel movimento, secondo me Casiraghi non avrebbe fatto quell'asse. Poi le qualità di Casiraghi io non gliele posso togliere, anche se sono scarso l'allenatore, ce l'ha, quindi non è che posso toglierle, quindi le fa. Anche se poi il gol non lo so, non lo so, io questo lo, non lo so, questo, questo. Però ti dico, io guardo tutto l'insieme. E quindi mi dispiace quando alla mia squadra, per colpa mia, non gli danno dei meriti. Questo è... quello che sto per dire. Però domenica mi sono messo a parlare con Novellino alla fine del primo tempo e ha detto Thiago, ha detto, sei preso bene, ha detto che sai valorizzare gli alimenti che hai disponibile. Ho detto a me, personalmente a me, io spero che su Tirol vada più in alto possibile, che noi ci salviamo prima possibile, che all'ultimo minuto. E personalmente a me, ve lo dico con grande sincerità, ormai non... Io sono venuto qua per creare un qualcosa, voglio portare su Tirol la salvezza all'ultimo minuto, sì. Play out all'ultimo minuto, quindi play out all'ultimo minuto dell'ultima giornata. A me, che mi dicono bravo... Sì, certo, sono contento, però preferisco che lo dicano su Tirol i miei ragazzi. In una squadra in cui ti piace mettere gente con gamba, con costanza, mi ha un po' stupito che Davi, soprattutto anche perché spesso utilizzi il doppio terzino sostanzialmente, forse ha giocato poco, pur stando sempre bene. Secondo me... È stata un po' una sorpresa per me. È vero questo. Cioè, lo vedrei anche con più gamba di Dorazio, per dire. Da è vero. Sì, è vero, questo ha ragione, che è un po' più grande di Biorazza, però meno poi forse letture nella fase difensiva. Sta crescendo, secondo me io e lui non ci siamo ancora annusati, io dico, uso questa parola, quindi ho dovuto fare qualche colloquio anche con lui diverso. Sta cominciando a capirmi, infatti sta settimana è stato per due volte, chi ha visto l'allenamento nei titolari, domenica è entrato bene, forse aveva bisogno ancora di conoscermi più. Perché non ha neanche fatto male col Pisa. No, assolutamente, aveva fatto bene. È vero, poi devo fare delle scelte, quindi... Cioè, da una parte, Davi anche fa quel po'... Bravissimo, è vero, però poi dopo ti dico, secondo me, ancora non ce ne avevamo trovati,
il mio lavoro lo aveva un po' ingolfato, sta smaltendo il lavoro. È come quando io dico sempre ai ragazzi: una macchina è piena, se gli metto ancora benzina, trabocca la benzina. Quindi lui aveva bisogno di smaltirla. Sta venendo il Davi che tutti mi hanno descritto, cioè con gamba, con attacco alla profondità. Infatti piano piano sta venendo questo, perché credo che sia stata anche una situazione, non una colpa mia, che il fatto che non ce l'avamo ben capiti, lui forse un rimprovero mio lo prendeva forse come una cosa di quasi di punizione, invece il rimprovero mio è quasi una cosa di aiuto. Gliel'ho detto, non sono buono a dire dai Davi fai, alza la voce. L'anno scorso ha fatto 3-4 presenze così. No, ma io la tua analisi è perfetta. È perfetta, perché a me piacciono i giocatori di gamba, non è che ci giriamo attorno. Però lui aveva avuto questo processo. In questo momento, questa settimana, infatti, no, nell'altra settimana, infatti, a Perugia è entrato, sta cominciando a smaltire il lavoro e sta cominciando a attaccare la profondità, come io chiedo a De Col. Secondo me De Col lì si può ritagliare uno spazio anche a grandi livelli. De Col l'anno scorso era uno dei più deludenti, tra virgolette. Secondo me De Col lì può ritagliarsi ad alti livelli, cioè giocatori in Serie A con quelle caratteristiche lì. Non so quanti ce n'è tanti, Se tu come dici Vasquez, quando prende la palla bisogna stare tutti attenti. Sì, io, anch'io dalla panchina se potessi entrerei. sì. Non a un giocatore particolare a marcarlo uomo. Qualche cosa di particolare all'interno del centrocampo abbiamo fatto. Cioè, però no, non è che lo faccio marcare a uomo, dico vai a dove segui Vasquez, cioè ho dato delle linee per come lui, vedendolo al video, ma conoscendolo da tanti anni, so dove va a prendere la palla, so dove diventa determinante, cercheremo di limitare queste situazioni. Non posso prendere un giocatore e dirgli io seguilo, anche se a me personalmente potrebbe piacere, però ho paura di danneggiare la squadra. Sì, brava, una volta si diceva la gabbia, facciamo la gabbia su Maradona, su Mancini, sì, una piccola sistema di gioco in quella situazione quando c'ha, per non fargli prendere la palla pulita, perché quando prende la palla per me è un giocatore da serie alta, visto anche l'ultima partita fatto delle giocate. Un po' il loro limite, nel senso che cioè, se non riescono ad abbinare oltre a quella qualità anche un certo sacrificio, avendo tanti giocatori tecnici, fanno un po' fatica come l'anno scorso. Sì. Però ho detto io devo guardare i miei, quindi devo stare attento ai miei. E anche il porterino, no? Corvi. È stata una sorpresa, non conoscevo, ho visto 3 partite, è fatto veramente bene, è un ragazzo molto sveglio, legge le situazioni, al di là delle parate l'ho visto molto bravo nel leggere le situazioni, c'è una palla, personalità, è venuto a prendere la palla fuori, è andato a colpire la palla di testa, ha delle letture da giocatore vecchio, quindi secondo me hanno trovato un portiere, al di là che hanno dei fenomeni in porta, ma per il futuro veramente importante. E chi è stato che l'ha scelto è stato veramente bravo.